Buongiorno e ben trovati in diretta con la Social TV, il salotto di Bocca in Libreria. Oggi martedì 23 febbraio. Stiamo vedendo la pagina YouTube dove è presente l'archivio della Social TV con gli oltre 550 incontri già svolti. In sovraimpressione il video realizzato da Lorenzo Taidelli che in 53 secondi racconta un po' tutto quello che è successo. Siamo ovviamente in un incontro fuori programma. Oggi martedì l'incontro fisso è quello con Gerardo Mastrullo e ci vediamo intorno alle 17. Tra l'altro, in programma è previsto anche un incontro alle ore 16. Quindi oggi sono in compagnia ormai di un veterano in tutti i sensi all'interno della Libreria Bocca, perché è un collaboratore ereditato da mio padre Giacomo e col quale continua una frequente e assidua appunto collaborazione. Do il benvenuto a Giorgio Bagno Bianchi. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio, dalla libreria Bocca, luogo del cuore fai, non dimentichiamocelo mai, e quindi buon tutto e buon lavoro fondamentalmente. Io non l'ho detto perché tanto ero sicuro che tu lo dicevi. Comunque ricordiamo che la Social TV, il salotto di Bocca in Libreria, ricostruire senza sosta la speranza, una manifestazione patrocinata anche dal comune di Milano. Senti Giorgio, tu sei inesauribile, nel senso che anche il lockdown non ti frena e tu sei tra le altre cose all'interno della libreria anche direttore della collana I Girasoli, esci e firmi un nuovo titolo di collana che adesso poi vedremo e lo fai con un personaggio straordinario, diciamo uno dei rappresentanti dell'arte contemporanea italiana superstite ancora Nel mondo. tra noi. E allora diamo il benvenuto a un maestro indiscusso che abbiamo già avuto ospite in galleria, ma lo abbiamo in collegamento anche a distanza. Entriamo nello studio di Sandro Martini. Ciao Sandro, benvenuto, ben ritrovato. Grazie. Eccoci. Ciao Sandro. Ecco, io spero che tu abbia ricevuto, come ti dicevo prima, questa nota che ti avevo mandato ieri sera, che Non solo commenta. ricevuta, ma letta e molto apprezzata. Grazie. Credo che l'opera di per sé, il libro, è completo, non ha bisogno di promotion, secondo me, tanto più che il testo parlava da solo. Però avevo bisogno di fare certe riflessioni che seguono tutto il mio lavoro, cioè il tempo. Sì, e il tempo nelle arti figurative assume un valore particolare, insomma. Non è soltanto in sé che il tempo dell'esecuzione, portare a termine un'opera, però la riflessione dell'artista con l'opera. No, sono stato, credo, incomprensibile, però spero che tu abbia capito cosa volevo dire. No, tu vuoi parlare, sì, è comprensibile, tu vuoi parlare di un tempo interiore che chiaramente non è misurabile con l'orologio, non è quantificabile col cronometro, ma è una dimensione dell'animo, giusto? Sì, anche se poi io ho trovato degli artifici per concretizzare proprio questo rapporto che ho, rapporto che ho col tempo. Io non mi sono mai, per esempio, ne parlavamo prima, sorpreso a dipingere un quadro nel mio studio. Io ho bisogno di una quantità di
per me ha significato il lavoro che si dilata in 3 anni e viene portato avanti in tutto completamente assieme, insomma. Quindi è quello che poi nel passato erano i grandi cicli di affresco, ma non è che mi voglio tirare su, mettere in questa posizione di un passato remoto. Per me è normale, insomma. E questo vuol dire che tutte le opere hanno questo filo conduttore comune. Credo che anche nel nostro caso io avevo bisogno di parlare dei singoli elementi che compongono il libro, che è la carta, la stampa, la cucitura, la tela, che sono i materiali che sono comuni a tutte le opere che sono nel mio studio, che tu hai visto. Sì. Questo si sente, poi a questo si aggiungono altri elementi. Negli ultimi anni c'è stato, oltre all'affresco, il vetro inciso, che è inciso come una lastra pronta a stampare. C'è una stamperia in California che io ho contattato che addirittura incidono il vetro come matrice della stampa. Ora pensare un vetro che passa sotto un torchio fa accapponare la pelle, però loro ci riescono. E modestamente anche io. Io penso che tutta la tua opera abbia proprio una profonda connessione con il vetro, nel senso che è diciamo contemporaneamente fragile, apparentemente fragile, ma anche in qualche modo con una sua, diciamo così, traccia indistruttibile, con una sua forza che gli dà il segno e che gli dà la graffiatura che tu metti. Quindi è proprio anche come materiale in connessione col tuo modo di operare, se non sbaglio. Dimmi. Assolutamente. Così, è lo stesso segno che si trova nel graffito dell'affresco, che poi invece nel vetro ha la stessa intensità, però ha anche la leggerezza di essere appoggiato a un materiale invisibile. Le trasparenze. Delle trasparenze, sì. Ho fatto dei vetri enormi, dunque ho a Toronto un lavoro fatto su... A Toronto? Grandissimi! Grandissimi, che sono 3 metri, 3 metri per 4, insomma. E sono 7 vetri appesi al ceiling, al soffitto. Di fronte al grande affresco, giusto? Sì, di fronte al grande affresco. Sì, e qui a Milano invece non abbiamo avuto occasione di dircelo. Io ho un'installazione alla Casa della Carità, a Don Comedia, un'installazione che contiene dei vetri appesi. E è affascinante quel lavoro lì. Credo che tu l'abbia visto sul catalogo generale, mi sembra. O in fotografia. Sì.
Una volta ci andremo insieme. Senz'altro. Posso io adesso intervenire chiedendoti, a proposito di questo libro, che questo piccolo libro ma molto ricco di suggestioni e di emozioni, che abbiamo fatto insieme, quello che tu mi hai poi comunicato con lo scritto che mi hai mandato, no? Questa tua voglia di giocare anche con il fare arte, con il rapportarti con la parola, proprio con un tentativo, diciamo, di dire con i segni cose che chi invece lavora con la parola scrive, fa appunto con le parole, no? Quindi stabilire questa connessione tra questo piccolo componimento che si intitola Bruciano parole e il tuo intervento sulla superficie di questa carta stupenda, bellissima, che hai segnato sia con segni veri e propri, ma anche proprio con cuciture, con materiali che sono aggiunti e cuciti in modo da creare proprio questo movimento che è di colore, di forma, ma anche di materiale stesso. Di sì, è di segno. È di segno, certo. Sì, quando parlo di proprio cucitura mi riferisco a un'azione diretta sulla pagina che è un legame non solo metaforico ma fisico, insomma. Lo stesso segno che si trova in tutte le opere degli ultimi, dico poco, quasi 10 anni, che sono tutte sottolineate, segnate da una cucitura. E come può incastonare queste tessere di colore che è lo stesso tessuto sulla tela. Quindi sono invece un pittore che dipinge, sono un pittore che cuce. Ma questo è anche, se vuoi, un portare l'installazione in media che non sono, come dire, consueti con l'installazione stessa, no? Che sembrerebbero alieni dall'installazione. Nel librino, non so se si intravede dall'immagine, addirittura la cucitura del libro diventano dei fili volanti che richiamano le corde, le funi, che sono sempre presenti nelle tue installazioni. Certo. È così? Sì, così. Proprio la cucitura, il nastro c'ha una funzione fisica proprio di tenere insieme l'oggetto, però è anche una riscrittura di quello che compare sulla tela. Che non cucio io, però sono presente come... Insomma, noi stiamo facendo riferimento un po' ad alcuni tuoi lavori. Come? Scusa, che sono intervenuto. No. Stavo dicendo che facendo riferimento ad alcuni tuoi lavori che hanno come titolo proprio la gabbia, Cage, no? Sì. Non ultimo, sicuramente non possiamo non ricordarlo, visto che siamo ospiti della libreria Bocca in galleria, mi sembra che nel 2000 o nel 1999, insomma, in 99. Quegli anni lì.
Ecco, 99, tu forse nel 2000 invece poi l'hai rifatto negli Stati Uniti, l'hai rifatto Bombo's Cage. Sì, poi nel 99 l'hai fatto in galleria. In galleria all'estremo verso Piazza Scala, l'ultimo tratto della galleria, mentre questo era molto più vicino alla libreria. E mi ricordo che è stata commentata delle splendide fotografie di Shanna. Sì, esatto. Quindi, ecco, questa tua... Scusa. No, dimmi. Questa tua propensione all'installazione, ecco, ne abbiamo parlato insieme e mi sembra molto interessante, ecco, rendere pubblico questo nostro ragionamento. Proprio ti denota nettamente con una radice identitaria, secondo me, molto americana. Tu hai passato, se non sbaglio, forse 25 anni della tua vita anche nell'insegnamento negli Stati Uniti. Quindi questa percezione proprio tutta americana di spazio, perché è vero che tu adesso hai iniziato parlando di tempo, ma quello che percepiamo nella produzione artistica americana è anche proprio questa grande attenzione, non solo nella produzione artistica, ma anche nel linguaggio pubblico, nel linguaggio politico, diciamo questa radice degli spazi limitati dove l'occhio arriva fino all'orizzonte, lo spazio. Ecco, e io vedo nella tua opera proprio questa ricerca, più che di narrazione, di sequenzialità, di far fluire un racconto, come dire, fermare il tempo in un'immagine che localizzi una scena dove è tutto presente, è uno spazio limitato che in qualche modo rimanda ad altri spazi. E come hai avuto modo di dirmi, le mie installazioni poi lasciano un ricordo, una traccia, e la loro presenza è proprio in questo ricordo. Ecco, questo volevo sollecitarti a delle riflessioni su questi temi. Sì, perché quando tu parli di spazio, quindi di dimensione, io ho sentito il bisogno di insistere anche sul tempo allo stesso modo, perché tutte le installazioni, tranne una, due, tre installazioni non sono temporanee, quindi sono destinate a una lunga vita o una brevissima vita, però hanno un tempo chiuso, tranne appunto l'installazione che a Milano, la Casa della Carità, e che altro, e poi mi verrà a me. E invece, anche a Toronto. A Toronto, giusto, era quello che volevo dire. Toronto è un'installazione che è prevista per essere presente in quella, fa parte addirittura dello spazio, insomma. Se per questo ogni prima l'hai pensata ogni con l'architetto, se ricordo bene. Sì, però gran parte del lavoro anche di progettazione è mio e degli assistenti, non trovo un termine migliore, o collaboratori che fanno parte del stretta del lavoro. Generalmente è un gruppo di persone, non più di da 6 a 8 persone che collaborano con me, che seguono tutto il lavoro di
di studio e poi successivamente faranno parte anche dei collaboratori della parte fisica, l'installazione vera e propria, dove ci sono i cavi d'acciaio, dove ci sono le scale, dove c'è un po' di sano pericolo, però è molto attivo tutto questo, no? Io mi ricordo che proprio in California era un gruppo di studenti dell'università, e poi tornando alla mia camera dove dormivo, trovai qualcuno sotto l'installazione che dormiva lì. E dico, ma cosa ci fai? Non era tranquillo. Quindi abbiamo, Sandra, abbiamo perso il collegamento con Giorgio, nel senso che non è più tra noi, ma ho seguito il tuo discorso e quindi se vuoi chiudere, chiudi pure. Vabbè, io direi che abbiamo parlato, abbiamo appena sfiorato degli argomenti che ci porterebbero, che ci porteranno più avanti, spero. Sicuramente. Senti, Sandro, noi in attesa del collegamento mi hai detto che stai lavorando a un lavoro ormai da diverso tempo e stai cercando di concluderlo. Ce ne vuoi parlare brevemente o preferisci farci vedere il lavoro quando sarà finito? Ma il lavoro è finito, questo mi sembra, da quando io ho impostato il progetto di un lavoro che durerà 4 anni in questo caso. È cominciato e quindi non vede che la conclusione saranno 34 quadri proprio con tutti i materiali che appaiono anche nelle mie installazioni, quindi il colore, la cucitura, i nodi, e anche le misure si legano a dei moduli che sono sempre comprensibilmente nella misura. Quindi sarà un lavoro che comunque racchiuderà un po' tutto quello che è la tua ricerca artistica. Certo. Beh, bello, devo dire, molto molto interessante. Allora, visto che abbiamo recuperato il collegamento con Giorgio, ne approfitto intanto per ringraziarti, Giorgio, e ovviamente Sandro, per aver portato con tanto ospite di nuovo in collegamento con la Social TV. Giorgio, avevi un'ultima domanda da fare al nostro ospite, Sandro? Sì, e io volevo che lui accennasse un po' a questo suo grande, non solo amore, ma anche grande professionalità e diciamo questo aspetto, se vuoi, profondo della sua pittura artistica, che è l'affresco, perché io so che lui ha molto operato con questa tecnica pittorica, ma anche non solo nel realizzare, ma anche nel trasmettere ai giovani l'amore per questo tipo di antica modalità di racconto, di gioco, definiscila tu, Sandro, che è appunto l'affresco, dove sì, il tempo c'ha un aspetto importante anche tecnico. Sì, il tempo è fondamentale.
e oltre al tempo sono la semplicità, però è il significato che hanno i materiali che sono di base sull'affresco. In fondo, quando gli amici americani, come dicevi prima tu, che io ho avuto questo lungo, io ho fatto ogni anno un corso di affresco in California, e si stupivano come un artista contemporaneo usasse la tecnica che per loro era la tecnica del passato, la tecnica dei grandi maestri del Cinquecento, insomma. E io mi sono sforzato di dire: non c'è niente di più elementare dei materiali che invece compongono e si appoggiano ed esprimono e sono basilari per l'affresco, cioè è acqua, calce e sabbia e finalmente pigmento. E poi ci sono le mani e poi ci sono gli strumenti che invitano a crearsi lo strumento per intervenire sull'affresco. Questo è secondo me. E poi il tempo che non può essere oltre le 2 ore e mezzo, e sì, ho visto grande divertimento, diciamo partecipazione, però ho visto tanta gente piangere, insomma, anche piangere di paura, piangere di commozione, e questo mi rimane, insomma. Io continuo a fare affresco con grande gioia, e mi piace che ci siano persone che possano vedere quando lavoro. Abbiamo perso il collegamento con Giorgio, sì. Quindi però tu hai terminato la risposta. Insomma, volevo salutarvi entrambi presenti, ma purtroppo, ahimè, la wifi di Giorgio non funziona molto bene. Sandro, è stato un piacere, e noi sicuramente avremo occasione per rivederci, ti verrò sicuramente a trovare anche in studio, e poi quando l'occasione sarà favorevole per le nuove esposizioni, mostre, sicuramente verrò a visionare questo tuo ultimo lavoro, che raccoglie un po' gli anni e gli stili della tua arte, del tuo linguaggio poetico. Un buon proseguimento di giornata e a presto. Ah, è tornato ciao. Giorgio, un caro saluto. Giorgio, ce la fai? Non ce la fa. Va bene, ciao di nuovo. Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao. A presto.